In passato ai ballottaggi noi abbiamo avuto sempre delle grandi sorprese. Io credo una cosa su Avellino. Avellino è rimasta alla Prima Repubblica, è rimasta alla politica della Prima Repubblica e domenica può passare con un voto democratico direttamente alla Terza Repubblica. Questa è l'occasione che abbiamo con Ciampi, questa è l'occasione che abbiamo per liberarci da un sistema di potere di questa città che poi è stato anche una cappa di potere per tutta l'Italia, come ben sappiamo.